È una sua Aspetta, anche come ha ipotesi. detto Antonio, sì, una sua ipotesi, però secondo me è sbagliata l'ipotesi di Antonio, perché io direi l'80 a noi e il 20 a loro, Vabbè, perché io faccio i scongiuri. comunque sicuramente non è un sorteggio benevolo visto quello che si poteva pescare, Max, ma il Paris Saint-Germain avrà anche degli ottimi elementi, ma mi sembra da 3-4 anni a questa parte una squadra di figurine che fa bene nei confini nazionali e in un campionato di medio-basso livello come la Ligue 1, ma arrivata a certi livelli conta anche l'amalgama di squadra, ed è Ma quello che non ha neanche i campioni che aveva prima, penso che siamo ormai tutti d'accordo, no? Basta solo pensare a certi giocatori da Ibra, ma anche insomma, mi sembra che Di María sia andato un po', Alberto, insomma, il Fideo è andato Il un po' Fedeo. a fare la bella vita, la bella époque a Parigi, perché insomma Esattamente, sì. non mi sembra neanche né il giocatore decisivo che era il Real Madrid, ma No. neanche il giocatore che dava un po', che cercava di essere decisivo o comunque di giocare il meglio possibile al Manchester United. Poi abbiamo capito che non è, la Premier non è un campionato adatto al Fideo. Però insomma, ecco, io dico sempre, ragazzi, non possiamo nasconderci dietro al dito che. Comunque hai dei giocatori che ti possono risolvere la partita da un momento all'altro, come Di María e come Cavani. E se incontri Leverkusen non c'è nessun giocatore che ti può risolvere la partita da un momento all'altro. Il Porto non ce l'ha, il Benfica non ce l'ha. Qui c'è poco da fare. E abbiamo incontrato la seconda per l'ennesima. Alessandro ha detto una cosa sacrosanta: non la potevano fare troppo sporca quest'anno. Anche perché sia il club per la prima volta che il proprio allenatore, che una settimana prima ha deriso i giornalisti dicendo adesso ci capiterà la seconda squadra che ha fatto più punti, la seconda squadra che ha giocato meglio, il gioiello delle squadre che sono arrivate seconde, insomma veramente l'avrebbero fatta talmente sporca, però insomma invece non l'hanno fatta come ci diceva Mazzuzza, l'hanno fatta sporca. Ma l'hanno fatta comunque. Io cercherò di andare a Parigi. Cioè, qui parlate con uno che ha già comprato il biglietto per la partita di ritorno e voglio andare a Parigi. Però mi rode, scusate, mi rode, E mettere perché non è la tollerabile. Io prima ho elencato, l'ho detto, come la statistica che è uscita immediatamente dopo il sorteggio su. Le 29 volte che sette squadre più forti d'Europa negli ultimi 5 anni, compresa l'Inter, e 6 anni, compresa l'Inter e il Milan, perché qui parliamo dell'Inter di Mourinho e del Milan di Allegri, il Real Madrid non l'ha mai incontrate. No, l'ha mai incontrata, ha incontrato una sola volta l'Atletico Madrid, sì, una sola soltanto una volta, dal volta, sì. 2009 ha incontrato una sola Esattamente. volta di quelle squadre più forti della Champions League. E allora non si stava a piangere, no? Sì. Poi mi viene a dire che sono tifoso perché che cavolo. Maxi, ora quando vai a Parigi devi mettere la bandiera del Barça sulla Tour Eiffel. Vabbè, sì, la mettiamo al posto della Bastiglia. Allora, Giuseppe De Serio, Giuseppe De Serio, Giuseppe De Serio, Quanta giorno, Max, sì. dimmi, dimmi. No. E che Alberto ti dirà queste cose ti fa le volate. Allora, Peppe, vogliamo dare anche una bella notizia per la Peña di Roma oggi? Sì, dai. Beh, Vai, sì, oggi è stato diciamo un giorno particolare per noi, perché insomma, finalmente dopo un po' di peripezie, un po', ecco, di difficoltà tecniche e così via, siamo riusciti comunque, ecco, economiche, a perché insomma abbiamo dovuto comprare il rendere dominio anche economiche, esatto. sì, anche quello è vero. E insomma, abbiamo finalmente reso disponibile per tutti i nostri tifosi, per tutti i nostri affezionati, diciamo, della Peña Blaugrana Roma. Per tutti coloro che ci seguono, è disponibile online il sito web della nostra Peña, all'indirizzo Peña con la Y, lo www.peñablaugranaroma.it. diciamo. Peña, sì, assolutamente con la Y. Quindi, per qualunque informazione, per gli eventi, per le news, per le iscrizioni, per tutto, anche per contattarci per informazioni varie, ovviamente.
ci sono sempre i social, da Facebook, certo, a Twitter, però ovviamente abbiamo il sito web dove sono riportate anche le foto, quindi insomma delle varie trasferte oppure le partite in casa che appunto abbiamo tutti noi, soprattutto tu Max, o comunque un po' tutti, anche i tifosi, o anche per esempio come Alessandro della Peña di Bergamo, insomma ci abbiamo tante foto con tanti nostri amici culé di tutta Italia, quindi insomma tutti coloro che vogliono avere qualche informazione in più possono andare sul sito e dilettarsi un po', e poi anche, ecco, magari chissà, diventare proprio dei nuovi iscritti della Peña Blaugrana Roma. E stiamo dando passi da gigante, perché già abbiamo il sito, stiamo mettendo la nuova sede, così che stiamo andando molto avanti in tante cose. Assolutamente, assolutamente. Allora io le voglio fare una domanda. Alessandro, c'è una domanda. Le voglio fare una domanda a tutti voi. Sì. Allora, però prima facciamo sì, un soltanto una cosa vabbè. Molto semplice. Molto semplice. Perché i madridisti non praticano sci alpino? Questa è una bella domanda. Ragazzi, perché? Per quale motivo i madridisti non praticano sci alpino? Sentiamo Alberto. Perché non ha trovato ancora la maniera di salire sul pino indossando gli sci. Esattamente. Io guardo veramente dove trovi queste barzellette anti madridiste. È sempre sul pezzo. No, allora devi fare. Ad Alessandro diciamo che è stato di ispirazione perché poi il sito è merito particolare di Giuseppe Desedio, che se ne è occupato, l'ha creato, poi raccontava queste vicissitudini, prima l'ha fatto in un modo, poi non, insomma Aruba non l'ha accettato e quindi insomma l'ha dovuto fare almeno tre volte con tre piattaforme differenti, però insomma abbiamo diciamo preso spunto sulla pagina iscriviti abbiamo preso spunto dal sito della Peña di Bergamo, no? Questo è vero, sì, Peppe, sì, possiamo dirlo, no? C'è da dirlo, certo, tutte le informazioni chiaramente che abbiamo, le abbiamo attinte, ecco, in questo caso chiediamo venia ad Alessandro per la Peña di Bergamo, insomma sono felicissimo, ci mancherebbe, anzi erano molto chiare, precise, quindi insomma abbiamo ritenuto opportuno che in questo modo un nuovo iscritto in questo caso poteva, ecco, avere veramente chiaro tutti i benefici che può comportare, ecco, diventare iscritto di una Peña in particolare, quindi in questo caso in quella di Roma, però Bergamo come tutte le altre Peñe che sono presenti in Italia. Però ecco, come era descritto nella Peña nella vostra pagina web, effettivamente era davvero davvero chiaro e ben fatto. Ok, e poi mi fa piacere. Nella gallery trovate, come diceva Giuseppe, le foto e poi insomma ci sono anche la foto che ci abbiamo io e Alessandro al Camp Nou nel Gamper, c'è la foto di Sergio e di Francesco Lumbrì alla statua di Kubala, c'è la foto di Vittorio Pegone con Joaquin Canals e lo stesso Francesco. Ci sono parecchie foto, la foto del Petiso che stringe la sciarpa, ha un sorriso, sembra quello di Alberto, c'è presente? Sorriso menta dente. Esattamente, perché lui stava al Camp Nou, quindi c'ha questo sorriso con sta sciarpa che sembra più grossa di lui. Come dici? I bambini. Esattamente. C'è Matteo Pedrosante. Capitemi, Marco. C'è Matteo Pedrosante che fa vedere la tessera della Peña di Roma al tour che ha fatto d'estate al Camp Nou, c'è Alberto che fa la radio, ma c'è anche Alberto al Pride Pub, insomma ci sono tante foto, insomma, come ha detto Giuseppe è stato un ecco, ti arrivano anche i complimenti da Andrea Fabiani, va bene Peppi? Quindi. grazie Andrea. E va bene, allora ha fatto tutto questo excursus anche per pubblicizzare il sito, però dopo parliamo del sito, di quello, il sito insomma che ci dà tante informazioni
importanti sul Barça, ma anche storiche, che è quello della Peña di Torino, perché queste ultime due settimane, in particolare questa settimana, si sono sbizzarriti molto a mettere tante cose che con Alberto ci sembrava giusto ricordarle ed elencarle in questa puntata. Allora, tornando al... Comunque Max, dimmi. Un'ultima cosa, sì, poi sì. Chiudiamo definitivamente, sì, la parte del sito. Sì, ok che io mi sono messo lì, ok, però cioè, chi mi ha guidato nella strutturazione del sito sei stato tu, quindi in fin dei conti è te che bisogna ringraziare. Vabbè, ma non è quello, anche perché io non capisco niente per fare i siti, io ti ho dato i testi, ma non è che ti ho dato, non è che tutto il resto è opera tua. Quindi, però la fase di test prima della pubblicazione o dello sviluppo di qualcosa è importante, quindi, c'è sempre la collaborazione di un po' di tutti. È merito di tutta la nostra Peña, quindi. Ma quello è fuori ombra di dubbio. Allora, torniamo all'attualità. Io volevo sapere da Alessandro una cosa che riguarda, anzi due cose tecniche o tattiche. La prima l'abbiamo dibattuta con Stefano Rizzo e con Alberto nella prima ora di trasmissione, un cavallo di battaglia di Alberto Polinori, la Vueltita di Neymar. Per chi non lo sa, la Vueltita è il giretto. È il giretto, esattamente. Allora, io ti volevo chiedere su questo, ma il Barça sta giocando meglio senza Neymar? Cioè gioca meglio, diciamo, come dice Alberto, il turco dà il pallone subito, lo dà subito e lo dà in particolare a Leo e al Charrua. E l'altra cosa che ti volevo chiedere invece riguarda il centrocampo. Ritieni che il centrocampo... e questo di quest'anno sia il centrocampo più, fammi usare un termine un po' bruttino, però per far capire, tra virgolette scarso tecnicamente a confronto con gli ultimi centrocampi, diciamo anche di Rijkaard, per capirci, con Deco, oppure, e poi questo dualismo, c'è un dualismo Rakitic-André Gomes, e secondo te il Lucio preferisce André Gomes a Rakitic? Oh, 4 o 5 domande. Vabbè, dai. Allora, cercherò di essere molto sintetico. Conciso. Primo, su Neymar, no? Non credo, sì, che, o meglio, avere in campo il tridente naturalmente comporta giocare in un certo modo, per il quale la palla a un certo punto durante il gioco arriva ad uno di questi tre straordinari, incredibili, irrepetibili giocatori che compongono il miglior tridente della storia, e qualcosa si inventano. E Neymar è un giocatore innamorato del pallone, da buon brasiliano, da troppo innamorato, da uno dei migliori dribblatori degli ultimi 20-30 anni di calcio probabilmente, e quindi è giusto che metta a disposizione, diciamo, questa sua caratteristica per il bene della squadra, e molte volte questo è un aspetto che naturalmente ci porta ad avere grandissimi vantaggi sull'avversario. Tuttavia, quando l'innamoramento non comporta un grande feedback a livello di realizzazione, ovviamente questa cosa diventa nociva per la squadra. Però possiamo dire che il bilancio generale dice che Neymar sta dando un grandissimo contributo, e nonostante non riesca a segnare da due mesi, perché nel momento in cui rientrerà saranno passati due mesi dall'ultimo gol realizzato in Blaugrana, ha dispensato una serie, insomma, infinita di assist per Leo, per Suarez. Gioca meglio il Barça senza Neymar? No, o meglio, gioca in un modo differente, non direi meglio o peggio. Gioca più dinamico. Sono d'accordo. Sono più responsabili, il pallone quindi viaggia molto più rapidamente, e il giocatore che lo sostituiscono o lo sostituisce non ha le stesse qualità, evidentemente il pallone quindi, diciamo, resta meno incollato al piede o su una determinata fascia di campo, e quindi il gioco si dinamizza. Parere personale, preferisci il gioco con il giocatore innamorato del pallone o il giocatore dinamico? Il secondo, ma Neymar certamente è un valore aggiunto, e quindi diciamo sarebbe
da egoista dire che mi priverei volentieri di lui in questo momento. Naturalmente